diritto allo sciopero credo che sia un principio democratico che deve assolutamente essere presente nella vita del Paese. Poi è chiaro che bisogna anche non mettere in difficoltà i cittadini, che già di difficoltà ne hanno tante, però saranno le autorità competenti a decidere. Onorevole, però lo sciopero nasce proprio per creare quel disagio lì, no? Se si leva la leva del disagio allo sciopero, si smina proprio anche quello strumento lì. Beh, poi tutte le cose devono trovare un equilibrio, no? Cioè, quindi il disagio deve diventare un qualche cosa di visibile, ma che non ostacola la vita dei cittadini. Se non gli crei altro disagio, i cittadini si incazzano poi, no? Loro ti risponderebbero, è la politica che deve rispondere. Lo so, ma questa è sempre la questione del vaso mezzo pieno e mezzo vuoto, quindi poi gli equilibri si trovano. Poi io credo che la realtà sono le cose reali del Paese. Ora, il Paese vive una situazione inserita in un contesto internazionale complessivo, socio-economico, per cui è chiaro che ci sono difficoltà per le famiglie e per i cittadini in vari punti. Però adesso il signor Landini a bacchetta magica non ha mai dimostrato di averla a disposizione, e quindi qualche cittadino si preoccuperà pure di pensare: ma perché questi problemi non sono stati risolti prima? Insomma, cani e gatti. D'accordo con le parole di Salvini, dice che è un capriccio, diciamo, di Landini. Ma adesso io termine capriccio o meno, ma Landini mi sembra che sia la colonna portante del Partito Democratico. Cioè lui è il segretario vero del Partito Democratico, che sta all'opposizione e fa il suo lavoro d'opposizione. Giusto, no? Mi sembra che sia chiara.